attentare alla Costituzione o fare altro tradimento come il nostro Presidente, ma che non ha gli stessi poteri, tanto maggiore deve essere il controllo. Mentre la filosofia con cui si stanno facendo questa revisione è il contrario. Uno è eletto, alla sera sa, anche se è minoranza, perché questa è la cosa grave, che non c'è nessun rapporto tra la gente che va a votare e il premio di maggioranza. Non c'è. Come se fosse la stessa cosa che vanno a votare almeno la metà più uno, o come è successo in Emilia Romagna, che va a votare meno del 38%. Se la proposta è quello che una proposta di governo venga approvata e che do la maggioranza anche a quella che non ce l'ha ma più si avvicina, devo considerare che se i cittadini non vanno nessuna delle proposte di governo, tant'è che non vanno neanche a votare, non si vede perché si deve dare questo premio a qualcuno che non lo merita. Cioè, io faccio solo questo ragionamento. E allora cosa fanno? Come hanno inventato? Perché io sono uno dei tre avvocati che ha discusso il Porcellum davanti alla Cassazione, che ha fatto l'ordinanza, poi davanti alla Corte Costituzionale che l'ha annullata. E pensate un po' che tutto era nato da una mia opposizione a quel referendum Guzzetta, non so se ve lo ricordate, quello che voleva dare il premio di maggioranza solo a una lista invece che alle coalizioni. Fece quel referendum, io mi opposi e uscirono quelle due prime sentenze che avvertirono il Parlamento: guarda che un premio di maggioranza senza soglia può confliggere con la Costituzione. Allora, quella battaglia l'ho persa, perché poi fu ammesso il referendum Guzzetta, non raggiunse il quorum, perciò il pericolo era scampato. Dopodiché si ottiene la sentenza che annulla il premio di maggioranza senza soglia, e cosa mi ritrovo? L'Italicum che dà il premio a una sola lista. Cioè, in effetti ho iniziato nel novembre del 2007, non sono passati ancora 10 anni ma quasi 9, e mi trovo, diciamo, al punto di partenza. Ecco, questo in un certo senso può essere un po' una delusione che valga la pena di fare certe battaglie, però quello era il punto di partenza. Allora cosa inventano per sfuggire alla sentenza della Corte Costituzionale? Invece di fare una soglia che diceva minima, ci deve essere una soglia per avere il premio di maggioranza, la legge Acerbo aveva il 25%. Quando si diceva che era un po' più democratica del Porcellum, era per due motivi: perché prevedeva almeno il 25%, nel Porcellum uno poteva avere il 55% col 23, il 20, anche il 19, non importa, bastava che fosse la lista di maggioranza. Non solo c'era la preferenza, nel senso che uno potesse scegliersi i suoi rappresentanti, non c'era la soglia di accesso. Con la legge Acerbo, pur con tutti quei limiti, furono eletti Gramsci e Matteotti, che con il Porcellum non sarebbero entrati in Parlamento, e neanche con l'Italicum, perché ebbero il 2 qualcosa, forse non ce la facevano neanche con... In quel senso lì l'Acerbo, diciamo, era un po' più democratico. E qui la bella pensata, anche perché purtroppo la differenza è che nel referendum del 2006 un po' di costituzionalisti nel frattempo si sono venduti, cioè questo è il problema. Mettono una soglia massima, non minima, 40%. State bene attenti, non è un po' d'acqua. Calcolate il 40% sui voti validi, perciò comprese le schede bianche e comprese le schede di quelli che votano per liste che non raggiungono il 3% e che non avranno rappresentanza. Perciò alta. Ma perché è alta quella soglia e non minima? È alta perché si vuole dare il premio di maggioranza senza soglia, cioè col ballottaggio. Questo è il trucco che hanno inventato. E dove lì, nelle difese, scusate, nel raffreddore da fieno, e qui oggi è una giornata, pensate un po', qui la formazione forse umanistica si conosce poco, le argomentazioni nel 16 ricorsi che abbiamo fatto contro l'Italicum, anche qui, perché 16? Perché l'altra volta avevamo fatto un ricorso solo,
al Tribunale di Milano, che aveva detto no, il Porcellum è perfettamente costituzionale. Siamo andati alla Corte Costituzionale, alla Corte d'Appello di Milano, che ha detto no, il Porcellum è perfettamente costituzionale. Siamo andati in Cassazione, la Cassazione ha avuto un dubbio e ha mandato l'ordinanza dicendo forse non è costituzionale. Naturalmente i giudici che hanno dichiarato che il Porcellum era perfettamente costituzionale sono ancora lì, magari verrà affidato loro di giudicare uno dei ricorsi contro l'Italicum. Perciò, allora cosa abbiamo detto? Beh, insomma, saranno mica tutti uguali. Allora facciamo i ricorsi almeno in 18 tribunali diversi, ovviamente sempre da elettori che sono nella circoscrizione di quel tribunale, se ne troverà uno che manda la legge alla Corte Costituzionale. E in effetti si è trovato uno a Messina che l'ha mandata il 17 di febbraio. E naturalmente quello di Milano, che non ha ancora giudicato il nostro ricorso, saremo davanti a lei il 21 di maggio, però in una causa analoga il 23 di marzo ha già detto ancora una volta che l'Italicum non che è costituzionale, ancora più raffinata, ha detto che non c'è interesse a impugnarlo dal momento che non può essere applicato fino